Buongiorno a tutte ragazze, qui ero in bagno e mi stavo truccando praticamente. Avevo messo prima la crema idratante e il contorno occhi. Ho aspettato un po' e poi mi sono andata a mettere un po' di primer sul viso per fissare un po' il trucco. Il secondo passaggio che ho fatto, ho messo, qui stavo ballando, il correttore e l'ho messo sotto gli occhi, sul naso e niente, poi lo picchiettavo con una spugnetta. Subito dopo ho messo un po' di fondotinta. Sinceramente c'erano due fondotinta, uno luminoso e l'altro matte, che è un correttore e un fondotinta nello stesso tempo, però io lo preferisco. Dopodiché, avendo messo il fondotinta, ho fatto delle ombreggiature praticamente con un po' di terra. Ho messo un po' di terra sotto gli zigomi, e sotto il mento, sulla fronte e sul naso, e poi l'ho praticamente volumizzato con un pennello. E niente, dopodiché, avendo fatto questo, ho messo un po' di blush sulle guance e lo sono andata a stendere per tutta la guancia. Dopodiché ho fissato tutto con una cipria rosa, che io uso praticamente una cipria low cost perché mi piace molto di più. E niente, avendo messo la cipria, ho rimesso un altro po' di fard e di blush praticamente, e niente, e sono andata agli occhi. Ho messo un primer occhi che c'è nella Tous di Pupa, che ancora non l'ho comprato e lo dovrei comprare. Poi con la palette Revolution ho fatto il trucco con dei marroncini praticamente, che vi mostrerò in seguito. Finendo gli occhi ho messo un mascara. Ragazzi, vi do una dritta: quando mettete il mascara giù, allora io metto un cartoncino sotto la sopracciglia, quelle più corte praticamente, quelle giù, mi metto questo cartoncino e vado a passare il mascara, così non mi sporco col mascara praticamente. E niente, avendo fatto questo, io le sopracciglia, ragazze, le ho rovinate, io le ho praticamente con la pinzetta quasi rovinate tutte, le devo rifare con la matita, anche se vorrei andarle a, come dire, attuare le sopracciglia, però non ho il coraggio perché ho detto che si sente dolore, e allora faccio ancora con la matita. Facendo tutto questo, sono passata a mettere un rossetto della Labello, che poi sopra ci ho messo un po' di illuminante bianco per fare che il rossetto sembri un po' più carino, e poi ho messo un po' di burro di cacao normale praticamente. Fatto tutto ciò, ragazze, alla fine ho messo un po' di illuminante sulle guance, sul naso, sul mento e sulla fronte, e il mio trucco finisce così. Non sono un estetista, non sono brava a truccarmi, ve lo dico già. Io ho il mio metodo di truccarmi, secondo ognuna è il suo viso e il suo metodo, dato che adesso, vedendo, lasciamo stare tutte quelle cose che mi sono uscite sul viso, che io ho fatto tante volte, arriva la persona che si stanca. Comunque, spero che questo video vi piaccia, ragazze, vi preparo con voi e niente, vi mando un grosso bacio, ciao. I don't wanna face myself.
myself. I don't wanna face 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 myself. No, I don't wanna face myself. Don't wanna face myself. I 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 don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Wanna face myself.
per uscire. Come state? Allora, la lavatrice ha finito, però se ne parla domani, perché adesso devo uscire a fare la spesa. E che dire, guardate qua, lei ha finito e anch'io. Adesso ragazze, se riesco a riprendere qualcosa, vi faccio vedere qualcosa, dai. Ci vediamo dopo. Ciao bellezze. Ciao fanciulle, mi sto mangiando una caramella. Adesso si va a fare la spesa. Io sono pronta, cambiata, mi sono già vestita, perché fuori fa freddo, tanto tanto. Mi sono messo questo cappellino bianco di Laura Biagiotti, questo cappotto che praticamente è double fuss, si fa sia pelliccia sia a bombe. Bene fanciulle, ci aggiorniamo dopo e stasera vi tocca lo svuota la spesa. Ciao bellezze! Buonasera a tutte, come state ragazze? Allora, oggi vi tocca lo svuota la spesa da Panorama e sono stata pulita al cinese perché mi si è rotto il cavalletto, non me lo sono andata a ricomprare. Adesso vi mostro che cosa ho comprato da Panorama. Allora, incominciamo da quelle che ho sulla tavola, così poi le togliamo mano a mano. Allora, ho preso due bottiglie di acqua San Benedetto, che è di 2 litri. Ne ho prese due bottiglie. Poi abbiamo preso per prova, io e il mio compagno, che abbiamo pagato 4,84 euro, questi fusi di alette speziate. Queste qua le abbiamo prese, se sono volate, come prima volta, devono essere piccanti, però adesso le proviamo e vi dirò come sono. Poi mi sono presa una confezione di macinato che domani ci vorrei fare i cannelloni, infatti questa la lascerò di fuori. È la mia prima busta, voilà, via. Poi ho preso una melanzana, non ce n'erano altre, non c'erano neanche zucchine, mi sono arrangiata, ho preso questa qui, che l'ho pagata, cioè il prezzo, 1,15 euro, non è che tanto buono, però. Poi ho preso i miei mini Turix Bounty, perché erano finiti col fatto della Bifana, tutta la cioccolata è andata via, e me ne sono presa 3 pacchetti. Poi ho preso una confezione di brodo Star, e questo è di manzo, questo è di 500 ml, non ci fate niente con una, però con due ci fate qualcosa, voilà, mi scivola. Poi ho preso una confezione di puntine, sì, puntarelle, qui a Roma le usano, a me non piacciono. Poi ho preso del prosciutto cotto che ho pagato 1,59 euro. E poi un sacchetto di mozzarella di bufala campana. Rieccomi fanciulle. Allora, poi sempre le buste che stanno qui sopra, ho preso petto di pollo a fette che ho pagato 4,38 euro, questo me lo sono preso, mi vorrei fare i petti di pollo con la besciamella, da tanto che non li mangio. Poi ho preso delle costine che ho pagato 2,92 euro, dei bocconcini che ho pagato 5,23 euro, con queste ci faccio, lo sapete, spezzatino e sugo. Poi qui c'è anche la pasta. Allora, ho preso due confezioni di penne rigate numero 73 della Barilla, dei rigatoni numero 89 sempre della Barilla, degli altri rigatoni che ho preso sempre della Barilla, e un pacco di assorbenti della Nuvenia. Io uso solo queste. E togliamo le buste, così almeno mano a mano togliamo le bustine.
Allora, un'altra busta, un altro pacco sempre di assorbenti della Nuvenia. Mi sono ripresa, perché io ogni tanto lo prendo, perché lo finisco, lo uso per fare il sugo, il vino rosato della Pamma. Poi dei panini all'olio, che io mangio solo questo, delle altre penne rigate, sempre numero 73, sempre della Barilla, mettiamo qui. Mi sono presa, che l'ho pagato 3 euro, un guanto da cucina, guardate che carino, è bello perché poi si abbina alla cucina con il verde, questo lo andrò ad appendere lì. Mi sono presa 3 confezioni di zucchero a velo vanigliato, questo qui, della Pan degli Angeli, 1 confezione di caffè Hug, che io bevo solamente questo, che io adoro, una pagnotta di pane di grano duro che ha pagato 1,35 euro, e le mie solite caramelle, e un'altra busta va via. Poi devo asciugare qui, ragazze, un attimo, perché la mozzarella ha buttato tutta l'acqua, ha fatto un macello, io non so da dove ha buttato tutta quest'acqua, vabbè. Allora, altra busta, panini all'olio, un pacchetto di Mikado cioccolato al latte per moi, pacco di fusilli numero 28, sempre della Barilla, io questi faccio col pesce, un altro pacco di fusilli sempre della Barilla, un pacchetto di pane grattato preso da Panorama per fare il polpetto, comunque altra cosa, un'altra confezione di Mikado. Solo uno yogurt, mi sono preso solo uno della Müller, della Müller, con yogurt bianco di fiocchi al cioccolato, stavo a ballare. E un'altra busta via, un attimo ragazze. Compagno per questa sera si è preso scaldo e gusta fritto misto, specialità di mare, gourmet, questi qua. Poi io ho preso da Euroskin perché mi ci trovo benissimo, faccio la pasta col pesce e trovo veramente veramente buono. Ho preso da Tenafa Fantasia di mare, pronto in 7 minuti. Questa sarebbe una zuppa, perché io questa la uso per fare gli spaghetti oppure i fusilli, ed è buonissima. Ci sono le cozze, i gamberi, le vongole e altre cose, pomodoro, però sono buoni, ragazzi, io mi ci trovo benissimo. Ne ho presi 2 pacchi di questi qua, adesso vado a mettere subito il congelatore. Poi ho preso dei gamberoni argentini sgusciati e demernati, già pronti, ragazzi, sempre da Euroskin, e sono buonissimi. Ne ho presi 3 pacchi e poi mi sono presa una cosa come novità, sempre da Euroskin, e questo è un profumatore di biancheria, detergente anche per la casa, ed è bucato a mano in lavatrice, pavimenti e superfici dure. Mi sono presa Capricci, dato che molte mie amiche youtuber mi hanno stuzzicata, allora li ho visti e li ho voluti comprare, ne ho presi 2. Adesso quando li proverò vi dirò come mi sono trovata. Un'altra busta. Oh, ho preso dei Twix miniature, questi qua, che io non mangerò.
degli altri Bounty. Ragazzi, quando li ho comprati per la Befana mi sono piaciuti e li ho voluti ricomprare, ma quando sono andata non ce n'erano più, erano tutti finiti, erano rimasti solo tre pacchetti di questi qua, sempre per me. Poi sempre dell'altro succhio d'avena, mi sa che me ne sono presa tre confezioni del prosciutto cotto, dei cappelletti al prosciutto crudo che farò con il brodo, delle costine che ho pagato 3,08 euro per fare il sugo, altre confezioni di prosciutto cotto che mi servono per fare i cannelloni. Non vorrei fare i cannelloni, dato che ho qualche pacco. Altri cappelletti al prosciutto crudo, questi qua, ragazze, che sono buonissimi con il brodo. Un'altra confezione sempre di zucchero a velo. Un pacchetto, un pacco di gnocchi di patate, uno solo. E un altro tozzo di pane duro. Sì, un'altra pagnotta di grano duro, 2,04 euro. Togliamo tutto questo. Ragazzi, un attimo che comincio a mettere il pesce in frigorifero. Rieccomi ragazze, prendiamo un'altra busta. Eccomi qui, ho preso 10 uova di allevamento a terra della PAM, sempre i miei soliti. Poi del formaggio grana padano grattugiato. Faccio così mi sbrigo. Una bottiglia di latte Zimil, dei cioccolatini dei mini Kinder, un pacco di Max. Ho preso una pasta sfoglia rotonda, in settimana vorrei farvi vedere come faccio i rustici salentini che a me piacciono. Una confezione di svizzero, perché mi voglio fare i petti di pollo con besciamella. Un'altra confezione di Bounty. Ah, senza occhiali stavolta, è fantastico. Mettiamone, adesso non vedo un tubo. Un'altra confezione di panini all'olio. E cominciamo con la nostra spesa, ragazze. Poi okay. Allora, la mia solita carta igienica della Smile, 10 rotoli per 2, questa non deve mai mancare, ragazze. E poi mi sono presa, me ne ero scordata che l'avevo preso l'altro giorno a Panorama, mi ero presa due confezioni di per i piatti, non me l'ho scordata, due confezioni di quelle risparmio, e me ne sono andata a beccare l'altro della Speak & Span che stava a 99 centesimi. Questo è delicato con le mani, dermo lievemente testato, limone e menta, sugra sgrassante, azione brillante. Quando lo provo vi dico com'è. Poi ho preso una confezione di pancetta affumicata a cubetti, una confezione di tre panne mini della Granaoro, che io con queste vi ci faccio la pasta con i funghi, cioè qualunque cosa. Poi, dato che sta arrivando Carnevale, sono sempre io la prima a comprarli, ho preso un bel pacco di chiacchiere che sono buone, io come le vedo queste qua mi piacciono un casino e le ho prese. Poi un'altra confezione di grana padano,
un'altra confezione di brodo della Star, sempre di manzo, che questo, ragazze, è buono per fare il brodo. E poi mi sono presa due pizze, perché non so dove andrò a mettere, questo sì è il problema. Una è pizza al tonno, ristorante della Cammeo, che mi farò stasera, la metto qui perché voglio cambiare, e un'altra è pizza ai funghi ristorante, ed è questa qui. Adesso, ragazze, vi lascio un attimo e la metto nel congelatore, perché se no mi lascia. Poi singhiozzo, ho preso una confezione di fusi di pollo, che ho pagato 4,96 euro, e un'altra busta va via. Momento. Ragazze, vi mostro questa prima che la birra. Allora, il mio compagno il mio compagno si è presa una birra Anker, questa qui, la metto qui perché sennò non si rompe. E cosa ho preso? Ah, un'altra confezione di brodo, sempre della Star, di carne mista, questo qua. Questo è di quanto è questo? Vabbè, non lo trovo. Poi mi sono presa una bottiglia di San Pellegrino analcolico con note di spezie, il mio bitter, il mio gigantone praticamente, e un'altra busta va via. Ok, dai, siamo quasi alla fine, ragazze. Una confezione di vongole che si stanno scongelando e le devo assolutamente mettere in frigorifero, ragazze. Rieccomi. Poi ho preso questi dati qua di brodo in padella, cuori di brodo, questi qua che io trovo favolosi quando faccio la pasta con il pesce, ne metto uno e la pasta diventa più buona. Ve le consiglio, ragazze, queste qua sono buonissimi. Mi sono presa un'altra besciamella della Chef, domani voglio mettere sui cannelloni se ci riesco. E poi, per finire con questa busta, un casco di mele golden, che non so dove andare a mettere. Mettiamo qui, dai, che mo togliamo. Oh mamma, aspettate i miei capricci. E un'altra busta va via. Poi ho preso vongola sempre del Pacifico, un altro, questo è più di 400 grammi, piccolina, mettiamo qui. Poi il mio compagno si è preso sempre un altro di questo misto di pesce, la mettiamo qui che io lo devo riscaldare. Poi ho preso un'altra confezione, ne avevo prese tre, sempre di misto di mare. Uno scopettone che mi sono presa da Eurospin, che quello si è fatto proprio brutto, a meno. Usiamo questo. Poi un'altra sempre confezione di capricci, che non vedo l'ora. Ma guardate, ragazze, come si apre? Ah, lo voglio sentire, aspettate, che sono curiosa. Se si apre, se ci riesco ad aprirlo, non ci riesco. Grazie, è così pesante aprire sto coso? Vabbè, non si apre. Poi altri
altri gamberi, un po' di gamberi, ne ho presi due altre scatole. E poi nello spin ho preso un'altra confezione di vino bianco, questo per fare le carni e le cose in bianco. E poi mi sono presa una cosa che vi voglio mostrare, mi sono regalata una cosa. Allora, aspettate, poi mi sono presa la cuccia salentina, questa qua da me la fanno molto più grande, molto più gigante. Questa si mette nel forno, questa cuccia salentina, la fate riscaldare un pochetto oppure la riempite e poi la mettete tutta riempita ed è buonissima. Ogni tanto la prendo ed è buona. E poi mi sono regalata questo qui, che l'ho visto e me lo sono voluto comprare. È un frullatore multifunzione, praticamente. Me ne ero innamorata già a Panorama, ma a Panorama costa il doppio di Euroskin. Io questo l'ho pagato 14,90€ e me ne sono veramente innamorata, perché poi c'è questo qui e c'è questo qui. E poi, cioè, fa di tutto questo. Sì, fa tutto. Voglio vedere anche se monta la panna, perché quello che ho io, quando monto la panna con quello, mi schizza tutte le piastrelle e non va bene. Questo qui, ragazzi, se lo trovate, io ho pagato 14,90€ ed è veramente bello. Poi, un attimo ragazzi, perché non vorrei che adesso si rompesse, ho preso una confezione di... rotoloni, questi qua che vanno via così, e poi dei piattini biodegradabili, così per la sera quando non hai voglia di lavare i piatti metti un po' lì dentro e mangi. Allora ragazze, la mia spesa finisce qui e adesso metto tutto a posto perché non si capisce niente. E niente, se il video vi è piaciuto mettetemi tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per i prossimi video, così vi arriveranno le notifiche dei miei video. Adesso io vi do un grosso bacio e buona spesa. Ciao bellezze! Ragazzi, eccomi, scusate, mi ho dimenticata di mostrarvi una cosa oltre al frullatore che mi sono presa. Mi sono andata a prendere questo cavalletto qui, che il mio si era rotto ed è così, è piccolino, ed è così. Eccolo qui. Speriamo che non si rompa pure questo qui. Questo è il mio cavalletto piccolino. Bene ragazze, adesso la mia spesa finisce veramente qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!